Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un'altra ricetta davvero buonissima, il rollè di vitello. Per realizzarlo ci occorrerà circa 1,5 kg di carne. Ce la facciamo tagliare in macelleria, una fetta bella grande e abbastanza sottile. Dopodiché un po' di basilico, del parmigiano grattugiato, pan grattato, mezzo litro di pomodoro, prezzemolo, 4 uova, circa un 300 g di provola affettata e dopo un etto e mezzo di prosciutto cotto. Naturalmente anche sale e olio extravergine di oliva. Cominciamo subito facendo una frittatina che metteremo nel ripieno del nostro rollè. Prepariamo la nostra frittatina. Mettiamo quindi le uova in una ciotola. Aggiungiamo mezzo cucchiaino scarso di sale, il prezzemolo, il formaggio e iniziamo a mescolare. Mettiamo circa un 3 cucchiai e mezzo di pan grattato, continuiamo a mescolare bene. Nel frattempo ho anche messo una padella con dell'olio, appena l'olio sarà caldo potremo andare a fare la nostra frittatina. Padella con olio sul fuoco, non eccessivamente olio, vedete? Non è tanto, diciamo il giusto. La facciamo cuocere per 3-4 minuti per lato. Per girarla possiamo aiutarci con un coperchio. Scusate per i piatti nel lavandino, però è stata una giornata in cui ho fatto tante ricette, quindi solo per quello. Bene, continuiamo la cottura per altri 4 minuti circa, fino a quando risulterà bella dorata. A questo punto siamo pronti per farcire la nostra carne. Per renderla più saporita possiamo metterci un pochino di sale e un pochino di pepe nero da entrambi i lati, massaggiando sempre la carne in modo da uniformare i sapori. Tagliamo la nostra frittata a pezzi . Disponiamo anche il prosciutto, la provola e il formaggio grattugiato . Arrotoliamo la nostra carne su se stessa. Procediamo quindi
A. Sigillarla utilizzando uno spago da cucina. Si tratta di un passaggio molto importante per non far fuoriuscire il ripieno all'esterno. In una pirofila ho preparato la passata di pomodoro a crudo, olio, sale, basilico. La passata possiamo metterla a crudo perché comunque andrà in cottura in forno e di conseguenza si cuocerà. Possiamo mettere un filo di olio in superficie e siamo pronti per metterlo in forno a 200 gradi circa nella parte bassa del forno, vedete? 200 gradi per un'oretta, mi raccomando, andate a rigirarlo spesso, almeno ogni 20-25 minuti io sono andata a rigirarlo, questo perché da entrambi i lati sarà insaporito dal pomodoro e non si seccherà troppo. Bene, io questo l'ho tagliato il giorno dopo, potete lasciarlo riposare almeno 3 ore perché deve essere freddo per poter essere tagliato al meglio. Oppure come me lo preparate il giorno prima, molto semplicemente. Lo andiamo a tagliare a fette, potete fare volendo delle fette più sottili, io le ho fatte abbastanza grandi per gusto personale e dopodiché possiamo impiattare. Guardate che bello l'effetto! Prendiamo quindi il nostro vassoio di portata, mettiamo sul fondo il sugo di pomodoro e poi adagiamo sopra il nostro roulé di carne, accompagnato con delle patate al forno e una bella insalata mista. Sarà davvero un pranzo eccezionale per la domenica. Cosa ne pensate? Vi piace? Vi assicuro che è davvero ottimo, molto buono e i bambini lo adoreranno. Bene, ragazzi e ragazze, vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Se la ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, ricordate di lasciare un like. Se non siete iscritti, iscrivetevi e ricordate che per ricevere le notifiche di tutti i miei nuovi video, dovete attivare la campanella in basso a destra su tutte le notifiche, altrimenti non vi arriverà la notifica del nuovo video. Questo è molto importante. Bene, io in questo momento sto già preparando le ricette per il carnevale, però saranno online da domani. Vi avevo promesso che le avrei caricate oggi, però non ho fatto in tempo, quindi da domani tutti i dolcetti per il carnevale. Un bacione, vi auguro una bellissima serata e ci vediamo domani con la nuova ricetta. Ciao!